Centro Studi e Ricerche CTA 102, buonasera a tutti coloro che stanno seguendo in streaming da casa per questa serata in cui abbiamo il grande piacere di ospitare un giornalista e uno scrittore di grande fama e competenza, Rino Di Stefano. Questa sera Rino si trova qui per parlarci di una questione tanto celebre quanto delicata, il famoso caso Zanfretta. Brevemente diciamo che durante la notte del 6 dicembre del 1978 a Torriglia, che è un piccolo comune sulle colline del Genovese, avviene un evento straordinario. Un giovane metronotte di nome Piero Fortunato Zanfretta, durante il suo classico giro di ispezione ai negozi, alle ville dell'area appunto di Torriglia, Rovegno, Montebruno e Marzano, diviene, forse potremmo dire suo malgrado, protagonista di un evento apparentemente davvero eccezionale. Un incontro di quegli incontri cosiddetti del terzo o del quarto tipo con un oggetto luminosissimo e di dimensioni enormi che sarebbe stato visto da svariate persone volteggiare per l'appunto sui cieli di Torriglia durante quella notte per poi atterrare nei pressi dell'ormai celebre villa Casa Nostra, luogo in cui il metronotte racconterà e racconta tuttora di aver visto degli esseri dall'aspetto enorme e di aver condiviso in qualche modo con questi alieni, in senso proprio etimologico, quindi altri, la conoscenza interna di questo oggetto luminoso e perciò di essere stato protagonista di quello che tecnicamente viene chiamato un abduction, quindi un rapimento. Ebbene, chiarire prima di dare inizio a questa conferenza che il caso Zanfretta si manifesta secondo alcune particolarità che ne fanno un caso tutto sommato abbastanza unico, sicuramente della cronaca ufologica italiana, ma in generale anche internazionale. La particolarità del caso Zanfretta non risiede tanto nella narrazione del vero o presunto rapimento, perché di casi così ce ne sono forse fin troppi, ma nel fatto che il succo, cioè lo ripetiamo, il nocciolo dei racconti dello Zanfretta, o meglio di cui fu passivo protagonista lo Zanfretta, è stato sostanzialmente confermato, il nocciolo, ripetiamo, della questione, da una serie di lunghissime indagini affidate in prima battuta naturalmente ai carabinieri della stazione di Torriglia, alla persona di brigadiere Nucchi, e quindi progressivamente coinvolgendo altri ambienti, altri testimoni e altre autorità all'epoca indubbiamente lontane dalle questioni ufologiche e quindi affidabili, al di sopra diciamo di ogni sospetto, sia per la posizione ufficiale che per gli interessi personali. In queste indagini venne direttamente coinvolto Rino Di Stefano, il quale non fu solo un occhio attento, un assettico raccoglitore di prove, di indizi, di testimonianze, ma partecipò personalmente a molte delle vicende sconvolgenti e straordinarie del metronotte che, come vedremo, proseguiranno negli anni seguenti, nonché a altrettanto sconvolgenti sedute di ipnosi profonda a cui lo stesso Zanfretta verrà sottoposto da alcuni, quali il professor Moretti in prima battuta, il professor Marchesan, ma non solo, come elementi scientifici di sostegno alle indagini circa le sue incredibili affermazioni. Ora, tanto seguendo lo sviluppo del caso attraverso le numerose interviste rilasciate dallo stesso metronotte, quanto leggendo attentamente il libro di Rino Di Stefano, è un libro inchiesta realizzato sugli eventi del 78 in poi e per i profani alla questione Zanfretta è sicuramente il documento più prezioso e più importante circa la vicenda, sembrerebbe, dimmi se mi sbaglio, di poter dividere l'intera storia di Zanfretta in due specie di macro sequenze temporali. Sì. Una prima, che è quella attinente agli eventi del 78-79, periodo in cui le indagini sono calde e in cui Zanfretta viene sottoposto alle prime sedute di ipnosi e persino al pentotal, e poi una seconda macro sequenza che arriva fino ai giorni nostri, caratterizzata diciamo dall'arricchirsi progressivo dei racconti di Piero circa l'abduction o le abductions e dei suoi rapporti con questi esseri dall'aspetto mostruoso. E questo periodo corrisponde con lo scemare delle indagini,
con lo scemare dell'interesse diretto delle autorità e quindi delle testimonianze e delle evidenze obiettive circa gli eventi narrati. Il giorno 2 di maggio del 2014 il nostro centro ha realizzato una lunga intervista a Piero Fortunato Zanfretta. In questa occasione sono stati ribaditi, anche se in modo diciamo estremamente sintetico, alcuni elementi propri della prima parte di questa prima macrosequenza, di questa prima parte degli avvenimenti del 78 e del 79, per cui le indagini, il brigadiere Nucchi, il coinvolgimento dei primi testimoni, le prime sedute di ipnosi regressiva. E poi abbiamo lasciato che Piero si esprimesse, come si usa dire, a ruota libera e raccontasse per l'ennesima, credo l'ultima in ordine cronologico, ecco, le sue avventure dal 78 ad oggi, insomma fino a poco tempo prima della nostra intervista. Insomma, cosa c'è di vero nel caso Zanfretta? E se c'è qualcosa di vero, qual è la spiegazione che possiamo azzardare? Quali sono gli eventi falsi? E se ci sono degli eventi falsi, perché? Chi li ha costruiti? Quando? Allora, di tutto questo e oltre, forse parleremo questa sera insieme a Rino Di Stefano. Grazie. Buonasera, io prima di tutto vi ringrazio per avermi invitato qui con voi questa sera. Dunque, qui dobbiamo parlare del caso Zanfretta. Io vi devo dire che sono un po' perplesso a discutere su questa questione perché negli ultimi tempi sono venute fuori tantissime, come dire, tra virgolette, novità, nel senso che ci sono state delle esagerazioni che non corrispondono affatto a quello che è stato invece il caso Zanfretta nella sua essenza. Il caso Zanfretta, vorrei specificarlo, è un evento realmente avvenuto, è un fatto di cronaca, quindi qualche cosa che è successo e che io ho registrato come tale. Io non sono un ufologo, sono un giornalista e mi sono occupato di questa questione soltanto dal punto di vista del cronista. Quindi non ho cercato di, come dire, di enfatizzare qualche aspetto di carattere così o paranormale o ufologico, eccetera. Assolutamente no. Io mi sono occupato del caso Zanfretta soltanto da un punto di vista giornalistico. Che cosa vi voglio dire io questa sera? Io vi voglio raccontare semplicemente i fatti, quelli che sono avvenuti, quelli veri. Poi tutto il resto, tutto il contorno, soprattutto che sta emergendo adesso da diverse persone che illustrano dettagli più o meno inverosimili su questa storia, li lascio alla responsabilità di chi li esprime. Va bene. I fatti, quelli di cui io vi parlo oggi, sono realmente avvenuti e soprattutto verificati. Per verificati cosa intendo? Intendo dire che le indagini, come ha detto appunto Corinna poco fa, sono state di due tipi. Una, le indagini delle forze dell'ordine e in primo luogo dei carabinieri, che è diventata un'inchiesta giudiziaria. L'inchiesta giudiziaria poi è stata trasmessa al Tribunale di Genova, che allora si chiamava Pretura Unificata di Genova. Un giudice istruttore ha esaminato il tutto e poi ha preso una decisione. Una decisione, vi dico esattamente anche quando, esattamente con la pratica numero 203 del 79, in data 31-12-79, il giudice russo ha archiviato il tutto per mancanza di estremi di reato. Cosa vuol dire mancanza di estremi di reato? Vuol dire che tutto quello che è accaduto intorno al caso Zanfretta non ha avuto connotazioni di dolo. Cioè non sono stati commessi reati nell'ambito delle indagini, o meglio, le indagini hanno rilevato che non ci sono stati reati nello svolgersi di questo evento. Come ho cominciato a occuparmene? Tutto è iniziato una mattina dopo che un giornale, il Secolo XIX di Genova, che è il giornale regionale più diffuso della Liguria, ha pubblicato un articolo dove diceva incontri ravvicinati a Torriglia. E l'autore era un mio collega, Enzo Bonifazi, e raccontava
Bonifazi di una strana cosa che era successa la sera prima, cioè, scusate, di un metronotte che si trovava a svolgere il suo servizio sulle alture di Genova, cioè nella zona di Torriglia, esattamente a Marzano di Torriglia, cioè una frazione di Torriglia, e mentre controllava una villa, esattamente l'ultima villa dell'abitato di Marzano, avrebbe incontrato esseri giganteschi, alti più di 3 metri, sarebbe stato terrorizzato da questi esseri e poi lo hanno trovato in stato di shock, perché c'è da dire questo, quando Zanfretta si è ripreso da questo strano incontro, ha chiamato i suoi superiori attraverso la centrale radio e ha comunicato quello che gli stava succedendo, per cui sono arrivati rinforzi, lo hanno trovato appunto in uno stato assolutamente anormale, lui era, come dire, con la mente annebbiata, non riconosceva i suoi colleghi, eccetera, e soprattutto era terrorizzato. Allora cosa hanno fatto i responsabili dell'istituto di vigilanza Valbisagno presso il quale lavorava Zanfretta? Hanno sporto querela contro ignoti per quello che era successo al loro dipendente. Quindi stiamo parlando, come vedete, di fatti concreti, non stiamo parlando di si dice, okay. No, qua ci sono semplicemente i dirigenti dell'istituto Valbisagno, sono andati dai carabinieri di Torriglia e hanno sporto querela, hanno presentato denuncia contro ignoti per quello che era accaduto. Adesso bisognava vedere che cosa fosse stato realmente, che cosa fosse realmente avvenuto in quelle circostanze. Nella redazione presso cui lavoravo, io allora ero nel Corriere Mercantile, che era allora il giornale del pomeriggio di Genova, la cosa venne presa con una certa ilarità, perché soprattutto a quel tempo, quando si parlava di UFO, bisognava per forza metterla sul ridicolo, dischi volanti, asini che volano, cose di questo genere. Per cui non veniva presa sul serio. Io invece ero incuriosito per un semplicissimo motivo. Io pensavo, ma insomma, qui stiamo parlando di una persona che sta svolgendo il proprio lavoro. Era sposato, padre di 2 figli, e a causa del fatto di dire ho visto degli UFO, ho visto gli extraterrestri, rischiava di perdere il posto di lavoro. Ora, mi domandavo, ma è possibile che uno sia così stupido da fare una cosa del genere, cioè rischiare il posto di lavoro per dire di avere visto degli UFO? Mi sembrava assolutamente fuori luogo una cosa di questo tipo. E allora decisi di occuparmi. C'è anche un altro motivo che forse sta alla base della mia formazione professionale. A me è capitato, io ho studiato per 4 anni giornalismo negli Stati Uniti, e una delle prime cose che mi hanno insegnato è che la notizia è come una donna incinta, mi hanno detto, mi hanno spiegato. O lo è o non lo è, non può essere a metà. Una notizia, se è quella, se è vera, se è certificata, se è garantita, insomma, se è comprovata come tale, allora, se è in quelle condizioni, deve essere data, cioè pubblicata. Cosa vuol dire? Vuol dire che se, a prescindere dalla natura della notizia, se c'è la notizia va seguita e va pubblicata. Questo per me è sempre stato un must che mi sono portato avanti per tutta la mia carriera giornalistica. E ha funzionato anche col caso Zanfretta. Mentre gli altri ridevano del metronotte che aveva visto gli UFO, io mi ponevo queste domande concrete e quindi ho deciso di andare là a vedere. Premetto che in quel periodo e anche negli anni successivi io mi occupavo di cronaca nera, ero un cronista di nera, e da noi a Genova quelli erano gli anni di piombo, erano gli anni in cui le Brigate Rosse si facevano sentire e come. Io me ne sono occupato per anni, quindi avevo ben altre cose per la testa, per cui decisi, con il parere dell'allora capo cronista che poi diventerà direttore, cioè Mimmo Angeli, con il suo consenso, di seguire la questione di Zanfretta nel pomeriggio, cioè quando noi non lavoravamo, perché come giornale del pomeriggio si lavorava dalle 6 del mattino fino all'una del pomeriggio. Quindi poi il giornale veniva stampato e quindi mandato nell'edicola.
Allora io ho deciso di andare a Toriglia e di andare a vedere. Io sono arrivato a Toriglia 48 ore dopo il fatto, 48 ore dopo che era successo. La prima cosa che ho fatto è di andare su lì a vedere la villa. La villa si chiamava Villa Casa Nostra, che era di proprietà, allora, adesso non lo è più, del dentista genovese dottor Ettore Righi. Sono andato lì, sono andato a vedere, tra l'altro sono arrivato abbastanza sul tramonto, diciamo così, per cui c'era già un'atmosfera, perché da quelle parti, soprattutto d'inverno, insomma, non è che sia divertente. E soprattutto c'è una cosa, Toriglia rispetto a Genova ha una temperatura decisamente inferiore. Stiamo parlando di una zona che si trova a circa 800 metri sul livello del mare. Quindi rispetto a Genova, che è a 0 metri sul livello del mare, fa molto più freddo. E lì c'era un fenomeno, soprattutto in quell'anno, non si verifica esattamente tutti gli anni, ma quasi, che si chiama galaverna. Non so se qui lo conoscete, comunque è quando la vegetazione si ghiaccia, quando la vegetazione diventa tutto un manto di ghiaccio. E quello che abbiamo trovato, siamo andati a controllare in questa villa, siamo andati a controllare esattamente, questa villa rimane tra due prati, veramente tra un prato e una zona montagnosa. Nella zona a monte c'erano gli orti, nella zona più a valle, cioè dall'altro lato della strada, c'era un prato. Un prato, fate conto, un prato all'inglese, completamente ghiacciato. Nella zona a monte, dove secondo la versione dei carabinieri si sarebbe posato un grosso disco volante, tutti c'erano degli orti, tutta la terra era stata rimossa, quindi come se qualcosa si fosse posato lì, poi insomma girava su se stesso, non lo so, in qualche modo comunque aveva distrutto tutto, quindi non si vedeva altro che terreno molto accidentato, non era più normale, gli orti non esistevano più. Dall'altro lato invece c'è stata un'altra cosa. Posso anche farvela vedere perché mi sono portato dietro una foto. Queste sono foto originali di 35 anni fa, perché adesso non è più così. Adesso per esempio questa è la villa, e dove c'è questa staccionata c'è invece una ringhiera perché separa la villa dal prato. Il prato adesso è un'altra è proprietà di qualcun altro. Ebbene, in questa, non so se è riuscito a vederla perché è una fotografia, comunque c'era impressa nell'erba ghiacciata un'orma a forma di ferro di cavallo di 2 metri per 3. Cosa poteva averla provocata? Se ci fosse stato un collegamento con la strada, si poteva pensare, per esempio, a una moto che fosse entrata dentro il prato e quindi avesse disegnato una cosa di questo tipo. Non si capisce perché avrebbe dovuto farlo, però sarebbe stata perlomeno verosimile la cosa. Invece no, era al centro del prato e non aveva collegamenti con l'esterno. Infatti i carabinieri la definirono come una traccia lasciata da qualcosa come tipo un elicottero che si è posato lì. Quindi qualunque cosa fosse, e io non vi sto a parlare qui di extraterrestri o cose di questo genere, perché poi tutte le notizie che io vi sto dando sono notizie che risultano dalla mia inchiesta e dall'inchiesta dei carabinieri. Poi sarete voi, ognuno di voi, a farvi un'idea sull'argomento e quindi a decidere che cosa può essere successo. Perché non c'è una conclusione, non è che ci sia una verità assodata su questo. Noi possiamo dire soltanto su che cosa si è investigato e perché. Comunque, in questo prato c'era questa cosa qui. Qualunque cosa fosse, c'era. Allora, vuol dire che qualcosa si era posato lì, aveva lasciato impressa questa cosa e forse si era alzato e se n'era andato da qualche parte. Tenete presente che qualche giorno dopo avvenne a Barletta un'altra cosa di questo genere, cioè in questo caso ci furono dei testimoni, dissero di aver visto un disco volante posarsi anche lì su un prato, e quando il disco volante si alzò, questa era una notizia che venne pubblicata alcuni giorni dopo,
sul prato c'era una forma a ferro di cavallo, della stessa ampiezza di questa qua. Quindi può essere una coincidenza, per carità, comunque è successo. Adesso, io sono andato a parlare subito con il brigadiere dei carabinieri. Il brigadiere si chiamava Antonio Nucchi, purtroppo è mancato qualche anno fa per un brutto male, fumava moltissimo, gli è venuto un cancro ai polmoni e se n'è andato. Era una bravissima persona, un'ottima persona. Il caso Zanfretta nasce perché c'è stata una coincidenza fortuita della presenza di determinate persone in determinati posti. Cioè, se non ci fosse stato il brigadiere Nucchi nei carabinieri, il Gianfranco Tutti, il direttore della Valbisagno, disponibile a un'inchiesta giornalistica, se non ci fosse stato lo stesso Zanfretta disponibile a fare indagare su se stesso e altre persone, se non ci fosse stato questo insieme, il dottor Moretti per esempio, colui che fece le prime ipnosi regressive, se non ci fossero state tutte queste persone, non ci sarebbe stato un caso Zanfretta. Quindi io sono andato a parlare con il brigadiere Nucchi e lui mi ha detto che conosceva personalmente Zanfretta da anni, perché lo aveva conosciuto mentre lui prestava servizio a San Pier d'Arena, uno dei quartieri di Genova. È uno dei quartieri dell'Angiporto dove purtroppo succedono spesso, come dire, atti di criminalità di vario genere. E Zanfretta aveva partecipato ad alcune azioni insieme ai carabinieri e quindi erano diventati amici in quell'occasione lì. Si parla addirittura di sparatorie, cioè Zanfretta aveva partecipato insieme ai carabinieri ad una sparatoria e quindi erano riusciti ad arrestare 6 o 7 persone. I carabinieri erano 4 più Zanfretta 5, quelli erano 6 o 7 e sono riusciti a prenderli tutti e ad arrestarli tutti. Quindi erano diventati amici e lui mi raccontava di Zanfretta, mi diceva: guardi che è una persona assolutamente retta, non ha fantasie per la testa, è uno che fa concretamente il suo lavoro qua, per cui se gli è successo qualcosa e se è in quello stato, una ragione ci deve essere. Lui non mi disse una cosa che io ho scoperto soltanto molti anni dopo, cioè che nel settembre precedente, cioè stiamo parlando nel settembre del 78, mentre lui era a pescare, il brigadiere Nucchi, insieme a un cittadino di Torriglia, si chiama Elio Dondero, pescavano nel lago Brugneto, perché dovete sapere che sopra Torriglia c'è un lago che fornisce l'acqua a Genova e dintorni, attraverso l'acquedotto, si chiama lago Brugneto. Erano lì a pescare entrambi, e al tramonto, e mentre erano lì, questa è una testimonianza che mi ha dato Dondero anni dopo, si sono visti arrivare, fate conto che si trova in una conca, il lago Brugneto, Dondero racconta di aver visto un disco volante luminoso venire da sinistra, planare quasi sul lago, è arrivato quasi verso la superficie del lago, dopodiché è risalito dalla parte opposta e l'hanno visto entrambi. Ora, questo cosa significa? Significa che già a Torriglia c'era una certa atmosfera di irrequietezza, diciamo, nei confronti dei dischi volanti, perché qualcuno li vedeva già abbastanza spesso. Insomma, per farla breve, il brigadiere Nucchi ha iniziato un'inchiesta giudiziaria in piena regola sul discorso Zanfretta sui dischi volanti e qui ovviamente non posso farlo vedere a tutti, comunque questo è il documento, questo è il rapporto che il brigadiere Nucchi ha mandato all'autorità giudiziaria di Genova raccontando quello che è successo e citando anche nomi e cognomi di alcuni dei testimoni, perché alcuni dei testimoni erano persone di un certo rilievo a Torriglia, perché per esempio c'era il sindaco, il guardia caccia, un brigadiere della Guardia di Finanza e così via. Qui in questo, vi leggo l'ultima parte, nella zona di Torriglia da alcuni mesi si notano strani fenomeni di oggetti volanti molto grossi e luminosi.
Detti fenomeni sono stati rilevati da molti abitanti della zona, tra i quali si può citare il guardiacaccia Barbaceto oppure il brigadiere della Guardia di Finanza Esposito, fino a completare l'elenco di nominativi di oltre 50 persone. Lui poi mi disse che erano esattamente 52. Io vi sto parlando di un atto giudiziario, ok? Questo non è, non sono relazioni, non è un articolo di giornale. Questo è quello che scrisse il brigadiere Nucci all'autorità giudiziaria. La cosa andò avanti fino al 79, quando appunto il giudice russo chiuse della pretura di Genova, archiviò il caso per mancanza di estremi di reato. Questo è l'atto con cui il giudice russo ha archiviato il tutto. Quindi stiamo parlando di qualcosa di fattivo, va bene? A questo punto, a proposito, questo invece è il primo telex che i carabinieri sul caso Zanfretta hanno spedito ai seguenti indirizzi: Comando dei Carabinieri di Roma, Primo Commiliter Torino, Prima Regione Aerea Milano, Prefettura di Genova, Carabinieri Divisione Milano, Carabinieri Brigata Torino, Carabinieri Regione Genova, Carabinieri Aeronautica Roma, Presidi Miles Genova, Questura di Genova, Carabinieri Gruppo Genova, Gruppo presso Regione Aerea Milano Carabinieri. Quindi questa cosa era risaputa, tant'è vero che proprio in questo periodo è uscito un libro che racconta di tutti i casi affrontati dall'Aeronautica Militare. L'Aeronautica Militare ha concesso a due miei colleghi, Petrilli e Sinacqui, è un libro che è uscito adesso per le edizioni Mursia, si chiama UFO Dossier Italiani, dove racconta tutti i casi di cui si è occupata l'Aeronautica Militare riguardo al discorso di Schivolanti. Ebbene, il caso Zanfretta è citato nel libro come rapporto numero 41 del 1978, quindi anche l'Aeronautica Militare si è occupata del caso Zanfretta. Questi sono i fatti che riguardano il primo periodo del caso Zanfretta. Poi c'è stato il seguito. Cos'è successo? Allora, dopo aver accertato i fatti del primo incontro, chiamiamolo così, di questo primo evento, io mi sono presentato dal direttore della Val Bisagno, Gianfranco Tutti, e gli ho chiesto di poter sottoporre, ovviamente con l'autorizzazione dell'interessato, quindi di Zanfretta, il suo dipendente a delle sedute di ipnosi regressiva. Per evitare che ci fossero, come dire, delle interferenze, sono io stesso che mi sono occupato di cercare il medico e ho trovato un bravo medico psicoterapeuta che si era specializzato all'istituto di clinica, non voglio dire una cosa per l'altra, il Centro Internazionale di Ipnosi Medica e Psicologica del professor Marco Marchesan di Milano. Lui si era specializzato lì in ipnosi e quindi era in grado di condurre queste ipnosi regressive. Ho chiesto se potevo fare una cosa del genere, lui ha chiesto a sua volta, ha domandato a Zanfretta se voleva, Zanfretta gli ha detto di sì, e allora abbiamo deciso che si potevano fare queste ipnosi. Ripeto, per evitare interferenze sono andato io a cercare il medico e non ho detto niente a loro, non ho detto chi fosse questo medico. Ho dato a tutti appuntamento sotto la sede della Val Bisagno, alle persone che dovevano partecipare a questa seduta, erano le 9 di sera, e li ho portati nello studio del dottor Mauro Moretti, nel centro di Genova, allora era in via San Sebastiano, e ho detto adesso vi faccio strada e vi porto lì. Quindi, proprio per evitare che il processo potesse essere inquinato, mettiamolo così. Abbiamo sottoposto ad una ipnosi regressiva Zanfretta e lui, mentre, diciamo così, allo stato cosciente raccontava soltanto di avere visto questi esseri alti, mostruosi, eccetera, in ipnosi disse ben altro. Cioè in ipnosi raccontò di essere stato preso da questi esseri
portato a bordo di una nave volante, definitela come volete, e lì sottoposto a una serie di esami medici di natura stranissima, perché lui parla di punte che gli si sono state attaccate addosso, gli hanno prelevato il sangue, qua, insomma tutta una serie di cose. Comunque lui in ipnosi raccontò questo, e anche in modo assolutamente terrorizzato, nel senso che rivivendo quei momenti lui era visibilmente spaventato, ma spaventato a morte, non era proprio fuori di sé. A questo punto la cosa assumeva un'altra connotazione, perché non era più soltanto colui che aveva visto qualche cosa, era colui che aveva vissuto un'esperienza. Quindi la cosa assumeva una connotazione assolutamente diversa. Tenete presente che quando io ho scritto di questa storia qua, se ne è voluto occupare anche una stazione televisiva, si chiamava TVS, che allora era la stazione televisiva del secolo XIX. Il direttore della televisione si chiamava Nino Pirito, era un mio collega amico. E lui decise che era il caso, in una seconda ipnosi, di registrare tutto quello che avveniva durante l'ipnosi. Quindi mandò una troupe, si fece una seconda ipnosi e questa seconda ipnosi venne registrata e mandata in onda. Mandata in onda, il successo fu talmente elevato che Pirito fu costretto a ripetere un'altra volta la trasmissione. Cominciavano tutti quanti a interessarsene e a occuparsene. Questo fu praticamente l'inizio. Sembrava che la cosa fosse contenuta in questo primo, cioè è finita lì, è successo questo, poi chissà che cosa. Mentre fu soltanto l'inizio di 2 anni buoni di avvenimenti, perché 20 giorni dopo, esattamente 20 giorni dopo, la cosa si è ripetuta. La cosa si è ripetuta in questo senso, che lui era stato mandato, continuava a fare la zona di Torriglia e si pensava che appunto dopo il primo evento non ce ne fossero più, no? Che la cosa fosse finita lì. Invece lui venne, a suo dire ovviamente, stiamo parlando di quello che poi lui disse in ipnosi, perché badate bene, allo stato cosciente non diceva una mezza parola, lui era assolutamente muto. Quindi quello che noi abbiamo appreso, l'abbiamo appreso il giorno successivo dalle ipnosi a cui lui veniva sottoposto. Allora, secondo il risultato di queste ipnosi, lui sarebbe stato di nuovo prelevato a bordo di questo, chiamiamolo, disco volante, e lì, diciamo così, come dire, si cominciava a instaurare una certa familiarità tra i presunti rapitori e lui, cioè volevano fargli vedere determinate cose. Questo almeno è quello che emerge dai suoi racconti. Non vorrei che voi prendeste quello che dico come se fosse un prodotto del mio racconto, non è così. Io vi prego di avere bene in mente che questi sono racconti in ipnosi, cioè non sono verità accertate, sono semplicemente quello che lui disse in ipnosi. Ebbene, lui raccontò di essere stato portato di nuovo a bordo di questo disco volante, che questi volevano parlare con lui, da quello che si capiva facevano in modo che lui interpretasse il loro linguaggio in qualche modo, lui sosteneva che questi esseri avevano una specie di griglia davanti alla bocca che metteva segnali luminosi, però lui traduceva questi segnali luminosi in qualcosa che all'interno della sua mente li decodificava in parole, per cui comprendeva quello che questa gente diceva. E questi qui volevano in tutti i modi instaurare con lui un rapporto. Cos'è successo? È successo che appena hanno dato l'allarme, appena hanno saputo che Zanfretta era sparito di nuovo, sono partiti in quarta e non 2 o 3, mi pare che fossero 4 macchine.
quattro macchine piene di metronotte che sono andati, sono subito mossi nella zona di Torriglia e alla fine hanno individuato l'auto di Zanfretta ferma sul ciglio della strada in una zona chiamata Passo della Colla. Il Passo della Colla rimane sopra il Passo della Scoffera. È come dire, una strada di montagna, tutta curva, tutta tornanti, che arriva fino al Passo della Colla e poi è un passo appenninico, è un passo conosciuto da coloro che si occupano del CAI, no? Club Appennino Italiano, eccetera, vanno sempre lì così da quelle parti. Ebbene, dal Passo della Colla poi la strada scende e va verso l'abitato di Rossi. Rossi è un gruppetto di case, però è famoso, almeno in Liguria, per un piccolo dettaglio. Lì, a Rossi, è nata la madre di Frank Sinatra, cioè Natalia Garaventa. È rimasta lì fino all'età di 7 anni e poi i genitori hanno cercato maggior fortuna negli Stati Uniti e se ne sono andati. I parenti della madre di Frank Sinatra sono ancora oggi lì. Infatti Frank Sinatra una volta è venuto a Genova, non ci è andato personalmente, ha mandato la moglie e questi qui le hanno fatto festa, insomma, si può immaginare. Ancora oggi c'è una targa, una specie di lapide, all'inizio, cioè appena si entra in questo paesotto, in questo villaggio, dove racconta, qui è nata Natalia Garaventa, eccetera, eccetera. Ebbene, in questo Passo della Colla, alla fine, hanno trovato Zanfretta e lo hanno portato giù. Quando hanno fatto tanto per portarlo giù, e queste sono le testimonianze, queste sì, raccolte dalle persone che hanno vissuto questa esperienza, è successo un fatto strano. Cioè, la prima macchina è andata direttamente giù, perché è molto in discesa, come è molto in salita, ovviamente poi diventa molto in discesa. La prima macchina è riuscita ad andare. Le altre tre si sono bloccate. Il motore si è fermato, le luci si sono spente e non c'era più verso di farle andare. Ora, se voi immaginate un'auto con l'impianto elettrico spento, voi potete capire che con l'impianto elettrico spento non funziona né il servosterzo né il servofreno. Quindi la cosa non è divertente, soprattutto in strade, che è una strada piccolina, a finire di sotto ci vuole niente, quindi ci sono non dico dei burroni, ma delle scarpate, sì. Così che questi sono riusciti, poco per volta, proprio pochissimo, pum pum pum, tant'è vero che la prima macchina, il metronotte della prima macchina, quando hanno visto che le altre non arrivavano, hanno mollato la macchina lì e sono saliti di corsa per vedere che cosa stava succedendo. E hanno trovato queste macchine in panne. Quando le macchine hanno raggiunto, ripeto, metro dopo metro, andando pianissimo perché c'era da ammazzarsi, hanno raggiunto la fine della discesa, improvvisamente le macchine sono tornate in piena attività. Quindi il motore funzionava di nuovo, l'impianto elettrico funzionava di nuovo, eccetera, e non c'è stato niente. L'indomani mi hanno raccontato tutto e quindi io ho saputo da loro queste cose. Vi racconto questi particolari per farvi capire, questo è successo la notte tra il 26 e il 27 dicembre 1978. C'è stato un seguito a questa faccenda, perché l'indomani c'è stata una seconda denuncia da parte dell'Istituto Valpisani per quello che è successo. E i carabinieri sono intervenuti un'altra volta. I carabinieri si sono recati sul posto e vicino a dove era stata trovata la macchina di Zanfretta, hanno trovato, come dire, la strada accanto alla strada c'è una zona, fate conto, circa un metro e mezzo di terreno dove non c'è l'asfalto, quindi dove cresce la vegetazione. Ebbene, qualcosa aveva ripulito a semicerchio quella zona, quindi disegnando un perfetto semicerchio, credo che nel libro ho messo queste fotografie, e potete vedere tra l'altro a distanza di 3 anni cosa è successo, perché poi quando la vegetazione è ricresciuta le cose sono tornate normali, ma in quel momento c'era proprio questo spazio aperto a semicerchio dove c'erano
alcune orme gigantesche. Sto parlando di orme, ecco infatti, sto parlando se è visibile. Hanno trovato due segni di slittamento, non erano di pneumatici perché abbiamo controllato anche quello, cioè controllato, parlo al plurale perché io collaboravo con i carabinieri in questa cosa, ma queste sono indagini loro, fatte da loro, quindi non, io non c'entravo, io come giornalista facevo l'osservatore in questo caso. Queste sono indagini fatte da loro, da Nucchi e dai suoi militari. C'erano questi segni di slittamento che non corrispondevano a nessun tipo di pneumatico, sia come forma, per il fatto anche che non c'era nessun tipo di traccia, tra l'altro la terra era anche bagnata, per cui questa roba era rimasta impressa molto bene, ma soprattutto queste orme. Tra l'altro tenete presente che la temperatura in quella serata lì era piuttosto fredda, ma fredda, quindi non era una cosa, non è perché qualcuno può ipotizzare scherzi qua e là. Io invito chiunque ad andare da quelle parti, soprattutto d'inverno, e vedere se qualcuno può fare una cosa di questo tipo. C'erano queste orme, erano, non so se 3 o 4 orme, e cos'è successo? Non appena i carabinieri hanno rilevato queste cose, e sono state fotografate, perché vedete, la copertina è esattamente, venne scattata quel giorno, cioè la mattina del 27 dicembre 1978, dal nostro fotografo del Corriere Mercantile, cioè il fotoreporter Luciano Zeggio. Come vedete, la scarpa del brigadiere Nucchi, questa è sua, è numero 43, fate un po' il conto, è quasi il doppio, e quindi si calcola, si può subito vedere. Normalmente tenete presente che una scarpa numero 43 è lunga 28 cm, quindi 28 cm la scarpa, guardate quanto può essere l'intera orma. Cos'è successo? Non appena si è saputo di questa storia, gli ufologi si sono subito precipitati. Io non sono neanche riuscito a vederle queste orme, perché quelli sono andati molto prima di me, e hanno fatto dei calchi in gesso. Hanno fatto dei calchi in gesso e se li sono portati via. Ovviamente per fare il calco, come potete immaginare, si mette il gesso liquido, si aspetta che diventi duro, dopodiché si porta via, però quello che resta poi non serve più a niente, non ci sono più tracce, e quindi queste tracce sono state cancellate in questo modo, perché altrimenti restavano. Abbiamo le fotografie fortunatamente, ma altrimenti nemmeno quelle avevamo. Quindi a questo punto ho cercato di capire che cosa fosse successo. C'era un particolare molto rilevante. In quell'occasione la macchina di Zanfretta, e vorrei farvela vedere, è questa. Questa è la foto fatta prima che la macchina venisse prelevata dagli addetti della Val Pisani. Era una Fiat 127 targata 683521 Genova, ed era la Fiat appunto 127 affidata a Zanfretta, quella con la quale viaggiava Zanfretta. Che cosa aveva questa macchina di particolare? Tra le tante esagerazioni che sono circolate in questo periodo, qualcuno mi ha detto: ma è vero che era sopra un pino di 25 metri? Ma quale pino di 25 metri? A parte il fatto che non credo che ci siano pini in quella zona lì, cioè lungo il percorso, ma comunque a prescindere, la macchina era perfettamente sul selciato, senza nessuna, sull'asfalto. Aveva un particolare, no? Era bollente la macchina. La macchina aveva tutto il tetto caldissimo. Stiamo parlando di una temperatura sotto lo zero, ok? Quindi che cosa è potuto accadere? Come mai questa macchina era così calda? Nessuno è mai riuscito a capirlo. Tutto quello che vi posso dire, io ho raccolto la testimonianza del metronotte che l'ha guidata, che l'ha riportata giù, e diceva che la macchina era bollente come un forno,
diceva era una cosa incredibile, non si poteva toccare la lamiera perché era troppo calda. Cosa l'aveva scaldata questa macchina? Non si è mai saputo. O meglio, si può intuire che cosa fosse stato. Però se si intuisce quello che è stato, allora bisogna dare per buono che ci sia stata una fonte di calore talmente alta da determinare il riscaldamento della lamiera di questa macchina. C'era anche un'altra cosa. Io mi sono fatto dare le relazioni delle conversazioni telefoniche che erano intercorse tra Zanfretta e l'operatore radio. Quando Zanfretta disse perdo il controllo della macchina, la macchina va da sola, la macchina va da sola, perché questo è quello che disse quella notte all'operatore di turno. Lui, l'operatore di turno, diede immediatamente l'allarme, ma poi qualche minuto dopo Zanfretta disse aia, ah, aveva dato una testata contro il vetro perché la macchina si era fermata, e poi con voce calmissima ha detto sono arrivato, adesso scendo. I minuti che sono intercorsi tra quando lui ha dato l'allarme e si trovava allora all'interno della galleria della scoffera a quando la macchina si era fermata al passo della colla a Rossi erano 4 minuti. Allora, stiamo parlando di una giornata molto brutta, di una giornata nebbiosa e di notte. In 4 minuti la macchina aveva fatto un percorso di alcuni chilometri, in salita, poi strada strettissima. Mi sembrava strano. Allora cosa ho fatto? Ho chiesto al direttore, a Gianfranco Tutti, di affidarmi un metronotte per fare l'esperimento con la stessa macchina. Quindi siamo andati di giorno, con il sole splendente, fortunatamente era una bella giornata, e siamo andati dentro la galleria della scoffera, e dalla galleria della scoffera, a metà della galleria dove Zanfretta diceva di essere in quel momento, ho fatto scattare un cronografo e siamo partiti a tutta birra verso il passo della colla per vedere quanto ci mettevamo. Siamo andati di corsa, molto bravo lì il metronotte che mi avevano dato, mi ricordo il Mascia, che poi tra l'altro morì in un incidente stradale ancora giorno. I morti in questa storia ce ne sono tanti, sia di morte naturale, soprattutto di morte naturale, ma comunque, diciamo così, persone scomparse in qualche modo. A essere testimoni di quanto è successo non siamo più in tanti. Ebbene, insomma, abbiamo fatto tutta sta strada, tutta in salita, tutta di corsa, più che si poteva, perché bastava poco ad avere un incidente non ci voleva niente. Ebbene, insomma, quando siamo arrivati, ci siamo fermati, io ho fatto scattare il cronografo, erano 8 minuti. Quindi, di giorno, col sole, di pomeriggio, in condizioni ottimali, erano 8 minuti di strada. Come aveva fatto Zanfretta a impiegare 4 minuti? Lui sosteneva che la macchina si era girata da sola, lo sterzo si era bloccato, si era sollevata da terra e la macchina volava seguendo la strada. Questa è una cosa che è decisamente improponibile, comunque troppo curiosa per essere vera, mettiamola così. Allora, cos'è successo? È successo che ci fu a livello di Genova, quando queste cose... Io non scrivevo esattamente tutto quello che accadeva, non scrivevo per diversi motivi, anche perché non volevo dare un risalto esagerato a tutta questa storia, tutta questa... Cercavo di mantenermi abbastanza cauto, di non esagerare mai. E nonostante questo, anche se trapelavano alcune notizie, qualcuno ne approfittò per cercare di introdursi nel caso Zanfretta per avere una certa visibilità. È una cosa che sta succedendo ancora adesso. A distanza di 35 anni c'è sempre qualcuno che cerca di
intrufolarsi per avere il suo, un quarto d'ora di gloria. Ci sono diverse persone che lo fanno. Comunque, venne fuori una polemica perché si diceva che le ipnosi regressive non sono tali da poter giustificare l'oggettività dei fatti, e questo è anche vero, perché l'ipnosi regressiva è comunque un fatto soggettivo, cioè il soggetto che viene sottoposto all'ipnosi racconta la sua verità, ma è una verità che lui sostiene essere vera. Se non c'è un riscontro nella realtà, resta una realtà soggettiva, certamente non oggettiva. E allora a qualcuno viene una bella idea, cioè di sottoporre Zanfretta al siero della verità, al pentotal. Il pentotal è una droga molto rischiosa, la usavano durante la guerra i tedeschi, quando volevano far parlare qualcuno facevano un'iniezione di pentotal, e il pentotal distrugge praticamente, o almeno allevia in modo considerevole, i freni psicologici. E quindi uno racconta le cose per come le sa, cioè se uno vuole mentire sotto l'effetto del pentotal non lo può fare. È una droga anche rischiosa, però chi è che poteva fare una cosa del genere? La polemica allora, diciamo così, assunse dei toni anche piuttosto accesi. Mi ricordo fu soprattutto un giornale che la portava avanti, Il Lavoro, che sarebbe adesso l'edizione genovese di Repubblica. Allora si chiamava Il Lavoro, era un giornale tra l'altro glorioso, perché Pertini ne era stato anche il direttore. Quindi. Ebbene, Moretti immediatamente disse io questa responsabilità non me la prendo, ed era anche comprensibile. Una cosa è fare l'ipnosi, un'altra cosa è iniettare una droga a una persona. Chi lo poteva fare? Moretti parlò con il professor Marco Marchesan, che era una vera autorità allora, poi morì anche lui. E il professor Marchesan disse che era disposto a fare una cosa del genere se Zanfretta firmava un documento nel quale lo manlevava da qualunque responsabilità. Io ancora oggi conservo una copia di questo documento. Cosa ha fatto Marchesan? Ha preso una dottoressa anestesista, le ha fatto portare una boccetta di questa droga, ha fatto firmare a Zanfretta la manleva, dopodiché lo ha sottoposto ad ipnosi. E io ho partecipato a ipnosi. Gli ha fatto rivivere gli avvenimenti sulla base della droga che aveva appena ricevuto. Zanfretta ripeté per filo e per segno tutto quello che aveva detto in ipnosi, cioè non cadde mai in contraddizione, nonostante la droga che praticamente gli aveva annientato le difese, lui continuò a ripetere le stesse cose. Questo fu una specie di conferma, però anche lì la cosa sembrava che fosse finita. 30 luglio 1979 ci risiamo, e Zanfretta sparisce un'altra volta. Ancora si ripete lo stesso procedimento delle altre volte, soltanto che la direzione della Val di Sannio preferisce che l'ipnosi venga fatta di nuovo a Milano, al Centro Internazionale di Ipnosi Medica e Psicologica. E questa volta a fare l'ipnosi è stato il professor Rolando Marchesan, che era il figlio di Marco Marchesan. Quando il professor Marchesan fece questa ipnosi, a un certo punto credette a tal punto a Zanfretta che gli venne in mente di fare una cosa stranissima, cioè organizzò una spedizione che avrebbe dovuto prendere il posto di Zanfretta nei rapporti con i presunti extraterrestri. Per cui
organizzò una spedizione fatta da un medico, un ingegnere, una psicologa e un cinefotoreporter e cercò di convincere Zanfretta di dire ai suoi interlocutori che c'era questo gruppo che era disponibilissimo ad andare sulla loro astronave e a parlare con loro, a dialogare, eccetera, eccetera. Quando lo venne a sapere la direzione Valbisagno, insomma, la cosa non fu accettata molto gradevolmente, perché si capiva che volevano, o almeno c'era un tentativo di strumentalizzare la figura di Zanfretta, cioè fare in modo che attraverso di lui si riuscisse a ottenere chissà quale risultato. Allora dissero no, da questo momento in avanti allora vediamo di fare l'ipnosi a Genova affinché siano sotto il nostro controllo. Venne fuori un'altra cosa. Durante questo avvenimento del 30 luglio del 1979, raccontando i fatti, Zanfretta in ipnosi disse che questi presunti extraterrestri, queste entità, chiamiamole come vogliamo, perché noi non abbiamo nessuna certezza sulla presenza fisica di queste persone, noi lo sappiamo sempre attraverso queste ipnosi. Comunque, questi signori avrebbero avuto intenzione di consegnargli una sfera che lui avrebbe dovuto dare al professor Hynek. Zanfretta non aveva neanche la più pallida idea di chi fosse Hynek, anche se nel 1984, a dire il vero, ma questo, vabbè, però è una cosa che accade molto tempo dopo, in effetti anni dopo, nell'84 appunto, Hynek è venuto a Genova. Comunque, fino a quel momento lì, Zanfretta non aveva, nel 79, Zanfretta non aveva neanche la più pallida idea di chi fosse Hynek. Chi era Hynek? Joseph Allen Hynek era professore di astronomia alla Northwestern University nell'Illinois, vicino a Chicago. Ed era famoso perché era considerato uno scienziato che credeva negli oggetti volanti non identificati. Allora, com'è che questi tizi chiedono a Zanfretta di portare una sfera a questo Hynek? E di che cosa si tratta? Premesso che noi non abbiamo neanche la più pallida idea di che cosa possa essere, non sappiamo se la cosa è vera, se è soltanto il prodotto di un'ipnosi, se è soltanto il prodotto di una fantasia eventuale che possa aver avuto Zanfretta, noi questo non lo sappiamo, cioè non abbiamo la verifica di questa notizia. Ma comunque, prendendo per buono il racconto in ipnosi, questa sfera è una sfera dall'apparente sostanza cristallina dentro la quale c'è una piramide dai cui vertici vengono scaricati scintille, cioè vengono fuori forme di energia, e questa sfera e questa piramide dentro la sfera sarebbe immersa in un liquido azzurrognolo e a un certo punto questa sfera comincerebbe a girare provocando un campo di energia, un campo energetico di qualche tipo. Questa è la descrizione che ci viene data. Quindi noi non sappiamo altro. Allora, io cosa ho fatto? Un pomeriggio, calcolando le 6 ore di differenza che ci sono tra il nostro orario e quello americano, mi sono messo lì con il direttore della Valbisagno e con altre persone. Esattamente erano presenti la signora Silvana Bonola e il commendator Cereda, cioè gli altri proprietari della Valbisagno, e io ho telefonato ad Hynek negli Stati Uniti. Mi sono fatto dare il numero della Northwestern University dal consolato americano, dove avevo dei contatti, che allora c'era il consolato a Genova, adesso c'è un'agenzia commerciale, basta, sempre degli Stati Uniti, e mi sono fatto dare questo numero, ho provato, mi è andata bene e ho trovato Hynek. Gli ho raccontato un po' come stava la storia, però lui mi ha detto: guardi, io non sono lì, non sono in grado di poter giudicare, per cui se lei crede le do il nome del mio referente in Italia e può mettersi in contatto con lui.
Il referente in Italia del professor Heinrich era Roberto Pinotti. Con Roberto Pinotti poi siamo diventati amici. Roberto Pinotti è senza dubbio l'ufologo più noto che ci sia in Italia. È uno studioso molto, molto serio, molto, molto famoso appunto a livello internazionale, e quindi io in effetti poi mi misi in contatto con lui e gli raccontai tutto. Però la cosa non ebbe un seguito. La cosa più interessante avvenne però, a mio giudizio, al quarto incontro, perché intanto le cose andavano avanti. Eravamo rimasti al 30 luglio, adesso arriviamo alla notte tra il 2 e il 3 dicembre del 79, cioè esattamente qualcosa come 5 mesi dopo. Da luglio arriviamo a dicembre. Cosa è successo? Ricordiamo. Lui sparisce. Zanfretta sparisce, di lui non si ha più traccia. Vengono mandate due auto dei Metronotte a cercare questo sventurato cristiano che su per le cime dei monti aveva questi stranissimi incontri. Ebbene, queste due auto, arrivate a un certo punto, si fermano in località Falla Rosa. Falla Rosa rimane a circa 2 chilometri da Mazzano di Torriglia, cioè la stessa strada del primo incontro, 2 chilometri dopo. Si arriva a un bivio, siamo in aperta collina, proprio in alto, non c'è niente, e lì, proprio al bivio di Falla Rosa, cioè la strada che poi scende verso Falla Rosa, è successa una cosa abbastanza, decisamente straordinaria, stando alle testimonianze delle quattro persone che io ho sentito. È accaduto questo. Loro sostenevano che dopo aver girato parecchio, erano andati anche in altri posti prima di recarsi lì, e improvvisamente si trovarono illuminati da due raggi, così loro li hanno definiti, due fonti luminose, e le macchine si sono spente immediatamente. Illuminati a giorno, sono scesi, hanno guardato in cielo e di fronte a loro, ad una certa altezza, c'era una nuvola, l'hanno descritta così, una nuvola piuttosto grossa di forma lenticolare dalla quale spuntavano due fari puntati verso di loro. Si sono terrorizzati tutti tranne uno, perché in queste due macchine c'erano due Metronotte da una parte e due Metronotte dall'altra. C'era anche uno dei quattro, era il comandante delle guardie giurate dell'Istituto di Vigilanza Valbisano, che era all'allora tenente Giovanni Cassiba. Cassiba esce, vede questi due fari in cielo, non ci pensa mezza volta, estrae la pistola e comincia a sparare verso i fari. Termina il suo caricatore, rimette la pistola a posto, prende la pistola di uno dei suoi colleghi e continua a sparare a questa nuvola. Lui spara, non succede niente, però da lì a qualche minuto i fari si spengono e questa nuvola lentamente si dirige in direzione mare. Quindi loro erano verso monte, c'era la vallata che rimaneva tra loro e il resto del territorio di Torriglia. Questa nuvola si allontana gradatamente. Quindi non stiamo parlando di una cosa luminosa, no, niente, una nuvola, semplicemente una nuvola. Si allontana così, improvvisamente le macchine tornano ad accendersi, i fari pure, quindi e loro si mettono a cercare Zanfretta, lo trovano poco distante, anche questa volta lo prendono e lo riportano nella sede della Valbisana. Però l'indomani Zanfretta viene sottoposto ad ipnosi. Ah, guardate bene, questa storia della sparatoria non venne divulgata. Non venne divulgata. Io la presi perché parlai con loro, perché ormai ero di casa lì. Io per 2 anni sono stato di casa da loro, lì, dall'Istituto Valbisano. Mi facevano partecipe di tutto. Non è vero che fossero montature, no, quelli erano maledettamente preoccupati, i proprietari della Valbisano, perché stavano perdendo clienti, perché questo discorso dell'ufologia non è che li favorisse,
non è che facesse, come dire, da tam tam pubblicitario, no, era il contrario, sembrava che i loro metronotte fossero usciti di testa, che quindi il servizio non si svolgesse nel modo dovuto, quindi era una pubblicità all'opposto casomai. L'indomani Zanfretta venne sottoposto a ipnosi, come sempre, questa volta però da Moretti, quindi si ritorna di nuovo dal dottor Mauro Moretti. E succedono due cose un pochino strane. Giudicate voi, io ve le dico. Prima di tutto, Zanfretta racconta di essere stato a bordo del disco volante, che era nella nuvola, sostiene lui in ipnosi, e che quindi di avere visto da lassù Cassiba, il comandante delle guardie, sparare verso di loro. E dice in ipnosi, ma cos'è, matto, che cosa fa? Spara, guarda, pronuncia cose di questo genere. Ma questo è soltanto un aspetto che comunque conferma, visto che Zanfretta non era presente alla sparatoria, che lui aveva preso coscienza di questa storia qua, che quindi non conosceva e ne prendeva atto in quel momento, comunque ci comunicava in quel momento che lui lo sapeva. A un certo punto lui, in ipnosi, perché il medico gli aveva, io non posso, io sto, ovviamente sto facendo una sintesi, se poi leggete il libro andrete passo passo e quindi tutto vi sarà spiegato nel dettaglio, io adesso sto sintetizzando alla grande. Quindi, lui, Zanfretta, cioè scusate, il medico Moretti gli dà l'ordine di riferire tutto quello che gli dicono i suoi presunti interlocutori, cioè di fare in modo che non ci sia soltanto la sua risposta in ipnosi, ma anche quello che gli viene chiesto, in modo da avere un dibattito, un contraddittorio, no? Cioè chi fa la domanda e chi risponde. Ebbene, arrivato a un certo punto, questi signori dicono di essere stati in Spagna, dove si sono divertiti spaventando la gente. Tant'è vero che Zanfretta usa proprio questa espressione. Dopo che li ascolta dice, ma così spaventate la gente. La cosa non ci aveva colpito più di tanto, perché dopo tutto quello che stava emergendo erano tutte cose talmente strabilianti che chi è che poteva verificare se fosse vero o se non fosse vero. Il fatto è che l'indomani mattina io ero in redazione da me a lavorare. Noi appunto lavoravamo al mattino, come vi ho spiegato, intorno alle 10 arriva una notizia ANSA dall'estero, dalla Spagna, esattamente da Guadalajara, dove racconta questa notizia, dove dice che un medico veterinario, il dottor Alfredo Sanchez, si è spaventato a morte perché si trovava in auto con la sua famiglia ed è stato inseguito da un UFO, da un grosso disco volante luminoso, per diversi chilometri. Tant'è vero che questo disco volante scompariva quando entravano nell'abitato, si allontanava, e riappariva quando l'auto usciva dall'abitato. Tant'è vero che questo qui si è spaventato veramente, ha perso il controllo dell'auto ed è finito in una scarpata. E si sono fatti male. Fortunatamente non in modo grave, però si sono fatti male. Allora, come spiegare la coincidenza del fatto che la sera prima Zanfretta aveva detto una cosa del genere, ma venite dalla Spagna, ma così spaventate la gente, eccetera, e la notizia invece reale che è arrivata l'indomani dal servizio esteri dell'ANSA? Questo è un punto interrogativo, ognuno si può fare un'idea. Questo comunque è quello che è accaduto realmente. E adesso arriviamo, siamo la notte tra il 2 e il 3 dicembre 1979 e questo è il quarto incontro. Dal 3 dicembre del 79 saltiamo la notte tra il 13 e il 14 febbraio 1980. A quel punto io incuriosito avevo detto a quelli, ai dirigenti della Val Bisagno, che se ci fosse stata un'altra spedizione di soccorso io volevo partecipare. A qualunque ora fosse avvenuta mi chiamavano, mi passavano a prendere e io ci andavo. E avvenne, ed è successo, tra il 13 e il 14 febbraio del 1980.
un freddo cane che non vi dico. Comunque, intorno a mezzanotte, erano mezzanotte e un quarto più o meno, mi chiamano dalla centrale radio del Valbisagno, mi dicono che il signor Tutti, il direttore, aveva dato ordine che un'auto venisse da me e mi prendesse per portarmi direttamente nella zona di Torriglia, dove era scomparso nuovamente Zanfretta. Io mi preparo di corsa, ero già a letto, anche perché l'indomani mattina io dovevo andare a lavorare, io lavoravo presto, quindi cercavo di andare a dormire per compensare. Però insomma questo andava oltre ogni immaginazione, per cui proprio volontariamente e con piacere ho partecipato. Mi mandano un'auto, era guidata dal metronotte Mauro Delle Piane, che è ancora in vita, in pensione, può testimoniare, e di corsa mi porta a Torriglia. Poco prima di arrivare sul posto, perché cos'era successo? Adesso vi spiego. Per evitare che Zanfretta prendesse in contropiede i dirigenti della Valbisagno, che ormai non ne potevano più, cominciavano a non poterne più di questa storia, cosa avevano fatto? Avevano messo una radio all'interno di questa auto. Avevano messo una radio che trasmetteva con una frequenza fissa un certo segnale. L'avevano messa nel portabagagli, nascosta nel vano della ruota di scorta, proprio sotto il pianale. Era più o meno di queste dimensioni, compreso le due batterie, perché le batterie non erano collegate alla macchina, per cui dovevano funzionare in modo autonomo, e trasmetteva questo segnale, per cui avevano tutti i metronotte, tutte le auto metronotte avevano un ricevitore che più si avvicinava a questa radio, più aumentava il segnale. Per cui se il segnale diventava forte vuol dire che erano vicini alla macchina di Zanfretta. In questo modo loro avevano individuato immediatamente, perché convogliando tutti sulla zona di Torriglia, avevano intercettato quasi subito il segnale di Zanfretta ed erano arrivati dove era la macchina. Non avevano fatto soltanto questo, avevano messo la radio, avevano messo un termometro a memoria, era un termometro a mercurio, di questo più o meno lungo così, dentro un cilindro di cartone spesso, e l'avevano nascosto tra i due sedili, l'intercapedine tra i due sedili, tra lo schienale e il sedile della macchina, in modo che non si vedesse. Zanfretta non era a conoscenza di questo. Inoltre, siccome Zanfretta raccontava sempre che la macchina veniva sollevata, e che quindi sollevandosi la macchina, voi sapete benissimo che se una macchina viene messa su un pianale di un carrozziere, su un carro ponte, quando la macchina viene sollevata le ruote si inclinano, no? Perché gli ammortizzatori non sono più collegati, quindi si inclinano le ruote. Allora cosa avevano fatto? Avevano messo un filo di acciaio, mettendo anche una specie di scontrino adesivo, qualcosa che si vedesse per poter riconoscere immediatamente dove era il filo, e avevano attaccato il filo tra il morso della ruota e la carrozzeria. In questo modo, se le ruote fossero rientrate, il filo non ce la faceva a tenere e si spezzava. Quindi così loro pensavano di poter identificare se la macchina veniva realmente sollevata e qual era la temperatura della macchina, oltre al fatto della radio che permetteva l'avvicinamento. Allora, la spedizione di soccorso, scusate, prima di arrivare al punto clou della storia, con il metronotte delle Piane arriviamo al passo della Scoffera. Al passo della Scoffera c'era il metronotte che era di servizio lì, ed era il metronotte che per primo aveva dato l'allarme su Zanfretta, perché lui aveva detto: ho visto arrivare la macchina con Zanfretta, guardate che si è incamminata, ha preso la strada per andare su per Rossi,
quindi dalla scofera, perché dalla scofera parte questa stradina che si inerpica nella montagna e va fino a Roma. Lui aveva visto non soltanto la macchina di Sanfretta, ma lui sostiene ancora oggi di averla vista sollevata, di averla vista sollevata da terra e velocissima. E non solo quello. Lui ha detto che mentre succedeva questo, mentre vedeva arrivare la macchina di Sanfretta, sopra la sua testa, a qualche decina di metri, quindi non stiamo parlando di chilometri nel cielo, a qualche decina di metri c'era un grosso disco volante luminoso. Quest'uomo era terrorizzato, fate conto, lo descrivevo prima quando ne parlavamo. Stiamo parlando di una persona che è alta 1,90 m in proporzione, una persona robusta, armata, va bene, che quindi si suppone in grado di sapersi difendere. Questo piangeva dalla paura e ci pregava di essere preso a bordo perché non voleva stare lì da solo. Va bene, un uomo adulto che piange di paura, con tutto che è armato, eccetera, e non solo, che fa un lavoro che comunque è rischioso, perché il lavoro notturno, un margine di rischio ce l'ha e come, e beh, insomma, questo uomo piangeva dalla paura. Però il metronotte delle piane aveva ordine di non prendere a bordo nessuno e di portarmi immediatamente al passo della colla dove si trovava il resto della compagnia, della spedizione di salvataggio. Per cui cosa è successo? Lui non ha voluto sentire ragioni, se n'è andato direttamente su e mi ha portato fino al passo della colla dove c'erano tutti gli altri. Troviamo Sanfretta. Sanfretta era bluastro, lo troviamo dopo 40 minuti, era aggrappato a una scarpata che veramente, se lui perdeva la presa delle mani sui cespugli che c'erano lì, lui cadeva e lì c'è un salto tra i 200-250 metri. Stiamo parlando di sentieri di crinale, se qualcuno avesse un'idea di cosa sono i sentieri di crinale in Liguria, sono dei sentieri che passano giusto lungo un crinale e sotto c'è un burrone, va bene? Ma burroni profondi, perché salgono sull'Appennino, e lì non si vede neanche il fondo, a parte il fatto che era una notte che più buia era difficile immaginare, non c'era luna, non c'era niente, ma comunque era in una situazione assolutamente precaria. Lo hanno trovato dopo dai 30 ai 40 minuti più o meno, non saprei dire con precisione, e lo hanno alla fine portato dentro una macchina per rifocillarlo un po'. Tra l'altro mi ricordo che c'era anche la signora Bonola, che era appunto una dei tre proprietari, che cercava di risvegliare la circolazione nelle mani di Sanfretta, perché l'uomo era proprio quasi paralizzato dal freddo. Lui portava soltanto un giubbino di pelle nera con la camicia sotto. Potete immaginare, temperatura sotto zero, che cosa voleva dire poi restare in quelle condizioni. Comunque lo abbiamo preso, lo abbiamo poi riportato giù. E mano a mano, dopo un po', si è ripreso, e quando siamo tornati a Genova ormai era in condizione di ragionare, ecco. Viene risottoposto a ipnosi regressiva e questa volta salta fuori un'altra questione. Le sorprese con il signor Sanfretta non ci mancavano mai, perché durante questa ipnosi improvvisamente Sanfretta comincia a parlare una lingua strana. Cioè il dottor Moretti cerca di guidarlo secondo la prassi delle ipnosi, però a un certo punto si vede che lui, Moretti, perde il controllo di Sanfretta, cioè non riesce più a controllare l'ipnosi che lui stesso aveva attivato. Non solo, Sanfretta comincia a parlare una lingua che nessuno capisce, una lingua che lui traduce e dicendo che sarebbe la lingua di questi esseri che gli hanno trasmesso, e lui parla con questi signori addirittura lì in ipnosi, cioè mentre è in ipnosi comunica con questi signori e ci traduce quello che loro dicono. Anzi, arrivato a un certo punto, cosa succede?
si perde Zanfretta, cioè Zanfretta, la persona, Zanfretta non esiste più. È come se fosse diventato, se fosse stato posseduto da un'entità, mettiamola così, la quale trasmetteva attraverso di lui. Quindi qua si possono avvalorare diverse ipotesi, come dire, qualcosa di demoniaco, qua. Però qui stiamo parlando a livello tecnologico, no? Cioè questi signori parlavano come se fossero così, come stiamo adesso noi, no? In presenza. Come se questi vedessero che cosa stava succedendo e quindi parlavano. Allora io cosa ho fatto? Ovviamente questo era inspiegabile, nessuno riusciva a capire di cosa si trattasse. Io ho registrato, anzi tutte le ipnosi venivano registrate in forma di audio, perché quella via video era stata soltanto la seconda, ma poi tutte le altre erano state fatte attraverso l'audio, perché il montare delle telecamere, eccetera, soprattutto con la tecnologia di quel tempo, era particolarmente macchinoso. Poi ci volevano le luci, c'è tutta una serie di cose. Magari oggi ci sono delle telecamere che hanno una sensibilità tale che possono fare anche a meno della luce, o comunque si riesce, ma allora non era così, insomma, lo scorso era diverso. Per cui abbiamo registrato tutte le sedute e io ho tutti i nastri in questo modo, cioè in forma audio. Comunque, io ho registrato la parte dove Zanfretta parlava questa lingua sconosciuta e l'ho portata all'Istituto di Glottologia dell'Università di Genova. Sono andato a parlare col professor Umberto Rapallo e gli ho detto, professore, guardi, è successo questo, questo e questo, se per cortesia mi dà un'occhiata a questa cassetta e mi dice se la lingua, se quello che dice quest'uomo qua ha un senso o meno, perlomeno se è una lingua in qualche modo conosciuta. Lui si è preso una settimana di tempo, dopodiché mi ha detto che assolutamente non c'era, né si poteva dire che fosse una lingua, perché non c'erano gli elementi tali da poter, come dire, una ripetizione di suoni in un certo modo per poter affermare con sicurezza che fosse una lingua, né si riusciva a capire, se mai fosse stata una lingua, di quale ceppo fosse, perché era assolutamente sconosciuta. Quindi questo è rimasto un altro punto interrogativo sul caso Zanfretta. E arriviamo al sesto e ultimo incontro. Parlo di sesto e ultimo per quanto mi riguarda, nel senso che la mia inchiesta stava ormai volgendo al termine. Perché? Perché l'Istituto di Vigilanza Valbisagno non aveva più testa di stare dietro al caso Zanfretta. Quindi non aveva più voglia di seguire quello che succedeva a quest'uomo che di tanto in tanto, una volta ogni 5 mesi, una volta ogni 6 mesi, spariva, se ne andava lassù e poi lo ritrovavano in condizioni precarie, se non addirittura pericolose, come quella quando stava cadendo giù dal burrone. Per cui loro ormai erano agli ultimi, come dire, all'ultimo stadio di comprensione. È avvenuto tra il 12 e il 13 agosto 1980, vi faccio osservare che stiamo parlando dal febbraio 1980 all'agosto del 1980, quindi sono passati 6 mesi più o meno. Sei mesi dopo c'è stato quest'altro. Questa volta è successa un'altra cosa un pochino così singolare, cioè sono andati dietro, perché ovviamente Zanfretta era controllato, esisteva sempre il discorso della radio che lui non sapeva, va bene, della radio che aveva in macchina, per cui lo controllavano, facevano in modo di poterlo seguire. E lo hanno raggiunto quasi subito, lui non è riuscito a mettersi in contatto con questi presunti esseri e quindi ha preso un'altra strada, e ha preso esattamente la strada della località chiamata Sant'Alberto. Sant'Alberto è una stradina, fate conto che la strada che va da Genova a Torriglia è la statale 45, che passa da Bargagli, da Vagna e arriva su fino a Torriglia. E lungo, subito dopo Bargagli, c'è una traversa a destra che va in un piccolo sentiero, perché è una stradina, veramente piccola, tutta tornanti, tutta
Quindi uno non può vedere dietro se ha qualcuno, perché se non gli è proprio attaccato alla macchina non si riesce a vedere se c'è qualcuno dietro. Ebbene, lui fugge ancora con i suoi colleghi dietro, alla fine poi lo raggiungono, lo trovano e lo riportano a casa, diciamo. E quella è stata l'ultima volta che la Val Bisagno si è occupata ufficialmente di Zanfretta. Lo hanno tolto dalla strada dove faceva il servizio e lo hanno messo negli uffici. Lui sostiene di aver avuto altri 5 incontri, di essere arrivato addirittura a 11. Però io voglio farvi notare che le cose che vi ho detto fino ad ora sono quelle controllate e verificate. Le cose invece che sono successe dopo si possono prendere per buone soltanto se si prende per buono ciò che dice Zanfretta, ma in questo caso non c'è nessuna verifica. Va bene? Cioè, bisogna dire, o uno ci crede o uno non ci crede. Questa è una situazione che ognuno singolarmente può decidere. Quando lui è stato sottoposto ad ipnosi per spiegare di nuovo questa cosa qua, è venuta fuori una cosa anche lì strana. Cioè, lui in ipnosi dice, ah, adesso mi seguono, allora devo prendere questa strada, va bene, prendo questa strada, come se parlasse con qualcuno. E questo qualcuno gli dà indicazioni, però con un punto di vista diverso dal suo, perché glielo dà dall'alto. Nel senso che gli dicono che strada deve fare, chi ha dietro e quanti sono dietro di lui. Cioè, lui non poteva saperlo, perché se uno fa quella strada lì, tutta tornanti, non puoi sapere quante persone hai dietro. Soltanto quando alla fine lo hanno raggiunto li ha visti. Ma prima lui sapeva soltanto che aveva qualcuno dietro, ma non quanti fossero, dove fossero, eccetera. Invece no, in questa ipnosi, se la leggete, nel libro c'è, e beh, lui racconta e lui mi dice sì, va bene, faccio così, faccio colà, cioè è come se eseguisse degli ordini, va bene? E quindi arrivato a un certo punto lui ubbidisce, lui prende gli ordini, li esegue e quindi fugge. Questa è stata l'ultima volta. Il discorso di Zanfretta per quanto riguarda la mia inchiesta giornalistica si esaurisce lì. Quello che volevo farvi notare è che in questi 2 anni in cui io mi sono occupato del caso Zanfretta, l'Istituto di Vigilanza Val Bisagno ha sottoposto Zanfretta a una miriade di controlli medici. Nel libro li trovate tutti, ci sono gli esiti delle perizie psichiatriche, le analisi che ha fatto, c'è di tutto. Manca forse l'unica cosa, l'attacco del cranio, perché lui sostiene di avere un qualche cosa dietro qui, un poco sotto il cervelletto. Lui sostiene di avere un impianto o qualcosa del genere. Nel 2007 io l'ho convinto ad andare a venire con me all'Istituto Salus di Genova, dove lo hanno sottoposto ad un attacco, e dall'attacco è venuto fuori che lui non ha assolutamente niente nella testa, se non un piccolo dettaglio, che normalmente se ognuno di voi si tocca qui, l'incavo, diciamo così, dove la colonna vertebrale incontra il cranio, normalmente c'è un incavo, no? Lui invece di avere quest'incavo ha una specie di bozza ossea della stessa sostanza del cranio, una bozza ossea che però può essere congenita. Magari uno nasce così e ce l'ha così, e secondo lui è da lì che gli viene lo stimolo tutte le volte ad andare da qualche parte. Quindi un'altra cosa un po' particolare è quella che nel corso del 79, quindi praticamente nel clou dei suoi incontri, lui è ingrassato di colpo, ma nel giro di niente, di 14 kg, e i capelli gli sono diventati grigi. Un ragazzo di 26 anni, 27 nel 79 mi pare, che improvvisamente, ancora oggi infatti, piuttosto, ha una mole abbastanza considerevole, e i capelli da neri, perché lui li aveva neri, credo che nel libro ci sia una foto di quando lui ha iniziato questa storia, e i capelli gli sono diventati grigi. C'è soltanto un'ultima cosa che vi voglio dire prima di
sottopormi alle vostre domande eventualmente se ne avete. C'è stato un risvolto internazionale con il caso Zanfretta. È accaduto nel 1991. Dunque, un anno prima, nel 1990, io sono stato contattato dal colonnello Wendell C. Stevens, che era un tenente colonnello dell'intelligence dell'aeronautica militare americana. Costui, dopo essere andato in pensione perché si era pensionato, aveva cominciato a occuparsi attivamente di UFO perché ci credeva, perché lui aveva visto i rapporti che l'aeronautica militare faceva sugli UFO, e ha cominciato a occuparsi di quello. Nel 1990, con una troupe televisiva, è venuto a Genova e mi ha intervistato per dei servizi televisivi che lui ha fatto negli Stati Uniti. Nel 1991, un anno dopo, mi ha contattato un'altra volta per invitarmi al primo congresso mondiale di ufologia che si svolgeva all'Hotel Hilton di Tucson in Arizona, e mi ha chiesto di recarmi lì insieme a Zanfretta. Cioè, se Zanfretta voleva venire, lui pagava le spese anche a lui, cioè biglietto aereo, soggiorno, eccetera. Lui ha detto di sì, ci siamo andati. Tra l'altro, con noi c'era anche Roberto Pinotti, che io l'ho visto in quell'occasione lì come, cioè, come lo valutavano, cioè come in effetti il maggior studioso italiano del fenomeno anche a livello internazionale. Ebbene, durante questo congresso mondiale di ufologia, quando io ho presentato il caso, ho presentato una relazione, siamo stati contattati, Zanfretta e io, ci hanno voluto parlare, da due persone, un uomo e una donna. Lei si chiamava Tina Picot, esattamente scritto C-H-O-A-T-E, credo che si legga Coat, e da un uomo che si chiama Brian P. Myers. Entrambi sono presidente e direttore, direttore dell'International Center for UFO Research, INCH, cioè dell'ICUFOR, di Scottsdale, in Arizona. Scottsdale è una città, tra l'altro, turistica nel deserto dell'Arizona, vicino a Phoenix. Queste due persone sono abbastanza note nel campo ufologico perché hanno collaborato prima col professor Hynek, erano proprio assistenti di Hynek, dopodiché si sono impossessate, cioè hanno comprato, hanno acquistato un archivio, forse l'archivio più grande, più consistente di casi ufologici degli Stati Uniti. Lo hanno acquistato in blocco. Dunque, non vorrei dire una stupidata, ma mi pare che fossero 27 armadi, 27, diciamo così, contenitori dove c'erano tutte queste pratiche. E infatti hanno fatto venire un tir apposta per prenderlo dalla famiglia della persona che ha venduto queste cose e se lo sono portati via. Nessuno sa dove abbiano portato questo archivio. Ebbene, questi due qua hanno voluto, io facevo da traduttore perché parlavano con me, io traducevo per Zanfretta, hanno detto che volevano venirci a trovare a Genova. Io pensavo che fossero così, un pur parler, ecco, niente di particolare, cioè che magari poi la cosa non veniva mantenuta. Invece no, invece è successo. Questi sono venuti a Genova, tutti e due, sono rimasti due settimane a Genova, hanno voluto essere portati in tutti i posti dove si sono verificati i casi, gli eventi del caso Zanfretta, dopodiché ci hanno fatto una richiesta. Cioè, veramente la richiesta l'hanno fatta a lui, io facevo da spalla a lui in questo caso. Perché a lui gli hanno detto che l'avrebbero coperto d'oro, gli hanno detto tu non ti devi mai più preoccupare di questioni economiche, pensiamo a tutto noi. Mettevano un aereo che veniva, che faceva questa traiettoria, Phoenix, Chicago, Genova. Era un aereo privato, noi dovevamo prendere questo aereo per i nostri spostamenti. Perché? Cosa volevano da Zanfretta? Volevano la sfera, la famosa sfera, cioè quella che per me era un punto interrogativo, perché io non avevo la benché minima idea se in effetti questa sfera esistesse o meno. Loro lo davano per scontato,
e ci hanno fatto questo discorso. Ci hanno detto: guardate che noi abbiamo già trovato due persone alle quali sono state consegnate queste sfere e queste persone ci hanno dato le loro sfere. Ora, per ottenere quello che noi vogliamo abbiamo bisogno della terza sfera, perché loro dicevano così, poi io non so se fosse vero, ma questo è quello che loro sostenevano. Mettendo insieme queste tre sfere, loro dicevano, si poteva venire a conoscenza di un'energia che per noi sarebbe stata meravigliosa, salutare. Cosa fosse questa energia? Non ho la più pallida. Comunque, dicevano che veniva fuori questa energia. Zanfretta però di questi non si fidava. Non si fidava minimamente e non voleva accettare il loro scambio. Loro volevano invogliarmi a fare da traduttore di Zanfretta e quindi a convincerlo ad accettare questa offerta, offrendomi la traduzione del libro in inglese e la pubblicazione negli Stati Uniti e un film della Paramount sul caso Zanfretta, ma non ambientato in Italia, ambientato negli Stati Uniti, cioè come se Zanfretta fosse stato un patrolman, una security guard degli Stati Uniti, quindi un metronotte americano. Quindi in circostanze americane la Paramount avrebbe ricreato il caso Zanfretta. Zanfretta però non ne volle assolutamente sapere, pur messo in condizione, come dire, che gli sarebbe stato conveniente da mille punti di vista accettare questa offerta, lui disse di no, disse che non voleva, di questi non si fidava, che poi comunque la sfera era sua e che lui non la voleva dare a nessuno. Noi non sappiamo neanche se questa sfera esiste davvero, però per lui evidentemente così è e quindi così la pensa. Quindi la cosa è sfumata. Ecco, il caso Zanfretta ufficialmente, e per quello che si tratta le notizie verificabili, si conclude qui, si conclude con un discorso della storia americana. Da quel momento in avanti si sviluppano tutta una serie di altre voci, di fatti nuovi, di spesso anche, io le chiamo veramente delle cretinate vere e proprie, perché non tengono conto di quello che è successo e quindi vengono distorti i fatti, raccontati in un altro modo, non si capisce con quali testimoni, anche perché bisogna dire la verità, la maggior parte delle persone che ha partecipato al caso Zanfretta, la maggior parte, non ci sono più, sono morte, chi in incidenti stradali, chi per brutti mali, chi per morti naturali. Non so, per esempio Giovanni Cassiba, il comandante delle guardie, poverino, soffriva di cuore, l'hanno convinto a sottoporsi a un intervento chirurgico, purtroppo è stato sfortunato ed è morto sotto i ferri, tanto per dirne uno. Lo stesso Nucchi, gli è venuto questo brutto male a causa del vizio del fumo, gli è venuto un cancro ai polmoni e se n'è andato via anche lui nel fiore dell'età, tra l'altro. Quindi insomma ci sono state di diverse cose. Quindi l'unica cosa a questo punto sta a voi giudicare se tutte queste cose hanno una consistenza reale, una consistenza concreta oppure no. È un giudizio che deve dare singolarmente la persona, perché noi qui di altre certezze, oltre quelle che vi ho detto, non ce ne sono. Vi ringrazio per la vostra attenzione.